Buona! Solo!
Capié. Già ci ho provato. Sì. Buonasera, gentili spettatori, siamo qui in compagnia di D'Angelo, migliore in campo della partita Partizan De Grado contro QTV. Avete perso 3-1, ma hai fatto certe parate assurde. Questa partita poteva finire, penso, 11-12-2-2, dai, sì, esattamente, è una squadra fortissima, gli faccio i miei ringraziamenti. Siamo stati anche noi forti, abbiamo difeso bene, anche grazie a me abbiamo fatto... Potevate essere un po' più cinici sotto porta. Abbiamo fatto anche una bella difesa, grazie a me ho chiamato i miei difensori, sì, dove sì. Era la parte, lo spazio libero, io li chiamavo. La base è sempre il portiere, guarda tutta la situazione dietro. D'Angelo, quindi secondo te si deve andare un po' più verso l'attacco, il reparto offensivo? L'attacco sì, l'attacco e la difesa questa sera ha fatto una bella prestazione, gli faccio i miei complimenti, dobbiamo dare di più e migliorare. Avete giocato contro, si può dire, quasi la prima in classifica, che è la QDP. Ti aspettavi qualcosa di meglio oppure... Mi aspettavo che arriviamo, cioè facevamo un brutto risultato, perdevamo, ma invece abbiamo fatto una bella partita. Da sottolineare però anche loro hanno giocato uno in meno. Sì, da sottolineare loro hanno giocato in meno, ma... Corrono tantissimo. Corrono tantissimo, no, ho giocato benissimo, gli faccio davvero i miei complimenti. Non ho nulla da dire. Bravissimo, perché... D'Angelo, a chi dedichi questa vittoria, c'è cioè questa nomina di migliore in campo? Ai miei genitori, cioè a chi posso dedicare. Bravissimo, ok, ci siamo. Ciao. Ciao.